atterraggio. Erano atterrati sulla barca giusto in tempo per evitare di affogare in mezzo al mare. Non erano lì per giocare, mangiare, dormire oppure abitare, perché non si trattava di una casa da affittare, ma di una imbarcazione e si dovevano accontentare di quell'occasione. Davanti a loro stava volando un airone. Renato aveva gli occhi di fuori, un po' spaventato e soprattutto spaesato. Da un gabbiano gigante non era mai atterrato. Mariola, la sua figliola, si era attaccata ad un salvagente e la gattina Miagolina non ci stava capendo più niente. Era stordita anche lei, mentre guardava Sonia che respirava pian pianino e le brontolava il pancino. Aveva fame e le sarebbe piaciuto tanto mangiare un panino. Babbo, ce l'abbiamo fatta! Devo ammettere che, anche se mi ero abituata a volare sopra le ali di aquile giganti, questo volo fatto sopra i gabbiani mi ha trovato impreparata. Non è stata la solita traversata. Chissà chi ci sarà sopra questa barca con due vele. Piccola mia, dopo questo volo i capelli ancora abbiamo. Non siamo calvi, ma sani e salvi. Un'esperienza del genere non mi era mai capitata in tutta la mia vita, anche se questa avventura non è ancora finita. Renato, sinceramente mi è venuta un po' di fame e spero che all'interno di questa barca a due vele ci siano almeno dei panini, del formaggio o delle pere. Sonia, questa è una barca, non è un supermercato. È più probabile che i marinai il pesce lo abbiano pescato. Renato, bisogna pur trovarli questi marinai, perché non vedo nessuno davanti a me. Li vedi te? Neanch'io in realtà, forse sono andati sotto coperta o staranno dormendo nei propri letti. Quella porta mi sembra aperta. Chi vuole andare in avanscoperta? Babbo, la mia gattina si è offerta. Controllerà lei se là sotto c'è qualcuno. Starà allerta. Mia, mia. Sento degli odori strani. Profumi di pani e anche di umani. Soprattutto di pesce cani e gabbiani. La domanda tu mi concedi. Cos'altro vedi? Mariola, vedo addirittura delle mani. Guarda anche tu. Spuntano fuori dalle coperte due teste e vicino a loro una strana veste. Sento rumori, oltre ad annusare odori. I due marinai russano davvero forte. Ci sono anche due torte e una cassaforte. Miagolina, non toccare niente, mi raccomando. Ti potrebbe venire un accidente. E noi dobbiamo stare attente. D'accordo, certo che lo farò. Attenta starò. I miei occhi sempre aperti e di me non si sono neanche accorti. Cosa faccio? Li sveglio? Non credo che farlo sarebbe meglio. Uno dei due ha fatto uno sbadiglio. Li smuovo un po' con la zampina. No, Miagolina. Non so se sia una buona idea. Cos'è quello strano fiore che emana questo buon odore? Mariola, a me sembra un'orchidea.
Grazie, babbo. Vuoi scendere anche tu come ha fatto la mia gattina, oppure aspettiamo mentre il mare è aperto guardiamo? Non lo so, adesso ci raduniamo con Sonia e poi tutti assieme decidiamo. Come continueranno le avventure di Miagolina la gattina birichina? Presto lo saprai se adesso tu dormirai. Fai la nanna e sogni d'oro. Dormi, dormi, Miagolina, la gattina birichina. Dormi, dormi, mio tesoro. Sogni